Ehi, la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Rome. Chissà per quanti episodi mi verrà in mente di dire Expeditions Viking. Fatto tutto quello che potevamo fare, perché dell'altro non si vede traccia. È lentissimo comunque. Andiamo a parlare con lui. Con il Triarco Geminus. Salve, Geminus, vero? Yes, Geminus. So, I'm a little preoccupied. Mi sono un po' preoccupato. Vedete un attimo che... Mi sono ricordato che era da... alzare lievemente l'audio, ok. È un po' preoccupato. Possiamo fare solo questa. Avete una bella galea. Sarebbe un triste cadere mentre raggiungiamo Lesbo. Ah no, ok, sarà triste scendere quando arriveremo a Lesbo. Hai per caso la destinazione in vista? Ah, thank you. I work hard to keep her in good condition. We should be at our destination just after midday, so please enjoy the rest of your journey. Wait. Ok, dice, però sembra preoccupato qualcosa. Cos'è? They're headed straight towards us. They're gonna ram. Get your Ci father's stanno vengeance. aggredendo. Let's see if you can actually fight. Sono questi. Ok, allora, prima del combattimento, hai tempo per organizzare i per... Spesso avrai tempo per organizzare i pretoriani. Ok, fase di preparazione. Heavy infantry davanti e gli arcieri supporto dietro, va bene. Ah, ok, questa è la fase di posizionamento. Oh, lui è un heavy e lo metterei davanti. Lui è un supporto, quindi lo metterei dietro, anche l'arciere lo metterei dietro. Lui credo sia un combattente. Chi è? Allora, questo sono io. E questo chi è? Geminus. Ok, non so nessuno di questi che cosa possa fare. Allora, ha un colpo. Da weekend oppure uno a distanza. Hanno un costo in quadratini. Ok. Oppure logistics dà più velocità agli alleati. Ok. Ok. Va bene, questo è chiaro, è come negli altri conquistador. Io posso fare slash, che può colpire più personaggi, oppure punch, che è un pugno praticamente. No, non volevo invertirli in realtà, volevo solo selezionare lui. Slash e shield punch, ok, oppure brace, che migliora la sua difesa. Lui non ha niente invece. E invece questo arciere ha Interrupt, ok. Crippling Shot e Aimed Shot. Va bene. Preparation Phase, devo dire che sono a posto. Cosa sono?
Boh, degli oggetti forse, questo cos'è? Ah, cos'è in mano probabilmente? Cos'è equipaggiato? No? Scutum e gladium, pugno e gladium. E quello è un bastone a due mani, ok. Allora, alcune azioni richiedono un punto di azione, altre hanno delle cariche. Ok, qua mi sa che sono tutti illimitati. Sì, allora lui andrei con un aimed shot, com'è che è? È un 100%, fico. Ah, ok, no, fa vedere che è bloccato. Dicevo, come non mi fa vedere perché è bloccato? Ok, perché c'è l'altro in mezzo. Allora, tirerei giù questo magari. Ok, status effect. Ok. Positivi, negativi o neutrali? Allora, lui per esempio ha... Ah, per fare E, vediamo. È in panico ed è hurried, quindi è meno, fa meno danno e tutto. Allora, con lui andrei. Non posso andare ad attaccare allo stesso turno. Ah, no, devo scegliere l'azione. Ah, ok, quando andiamo contro gente incapacitata o non allenata, recupera l'azione di attacco. Ah, ho potuto farglielo tirare giù con l'arciere. Ogni skill può essere usata solo una volta per turno. E le punti azione non possono essere salvate per il prossimo. Ok, quindi in questo caso... Lo slash l'abbiamo finito, potremmo al massimo usare questo. Contro di lui, proviamoci. Ok. Adesso andrei con lui. Slash, mi sa che... No, non lo secchiamo comunque. Andrei là così sono difeso. Ah, ha recuperato l'attacco perché l'ha tirato giù. Proprio posso andare solo con quello ravvicinato. 4-7 e fa weekend. Non so se ho intenzione di farlo. Però muoverei l'arciere almeno. E muoverei me qua. Preferivo il movimento più visibile che c'era su Viking, perché qua... Sì. Boh, forse devo solo entrare un attimo. Perché non c'è spazio per passare? Ho ancora dei punti non spesi. Non lo so. È il turno degli alleati questo. Ah, c'è un tizio dall'altro lato. Chi è quello dall'altro lato? Ah, è Astano? Non so chi sia Astano, mi ha messo molto male in questo momento. Perché ha due barre quello? Avrà... Dove è quel gladiatore? Lassù. Ah, ok, con noi. Però abbiamo perso quest'altro ragazzo, purino. Dov'è andato Giulio Cesare invece di tutto questo? L'avevamo incontrato nello scorso episodio. Ma questi sono untrained tutti? Però abbiamo scoperto che solo un'azione si può fare. Però potrei fare interrupt. Quindi lo facciamo che...
Lo secca? No. Da 3 a 5, solo 3 infatti, porca pupazzola. Arciere. Tu lo secchi? No, perché c'ho quel cavolo di tizio davanti. Mannaggia lui. Se muovo qua invece... Non lo secca. Cioè, forse sì. Boh. Ok, ottimo. Così è recuperato e posso provare... No, usiamo l'interrupt. Ah, devi guardare una direzione però. Ok. Allora, io non sono messo benissimo. Però ho l'attacco ad area buono. E... con lui tiriamo un... Reach su questo. Ok, ottimo. Grandissimo, un altro ancora. Però solo... Logistics gli dà coordinato, ok. Per mi rimane lui, il gladiatore. Genera due focus, che non so cosa voglia dire. Fa due attacchi al danno a metà. Ah, e quello costa tre focus. Ok. Perché cannot reach? Muoverei qua, non so se ci sono gli attacchi d'opportunità, ma meglio sfruttarli se ci fossero. Sarebbe curioso scoprire qual è la... Cioè, interessante scoprire qual è l'hotkey per finire il turno. Ok, allora lui ha sprecato il coso perché non è servito a niente in questo. Allora, vediamo un attimo intanto... No, se si toglie prende l'attacco d'opportunità, 100 spento. Non era untrained quello. Devo ravvicinato sull'arciere, così gli rompiamo un po' le scatole. Poi andrei... Ok. Fare un crippling per sicurezza. Tu. Ah, perché forse non può spostarsi quando va... Quando usa quello. Ah, ma questa barra qua è quella del focus? Ok. E lui invece cosa se ne fa di quella barra? Ah, è la barra dello scudo, ok. Chi è che rimane? Rimane lui. Potevo usare l'altro in realtà. E lui ha recuperato, ma tanto non può fare nulla. E... lui non lo so se conviene mandarlo avanti perché non è messo benissimo. E sappiamo che possono morire le persone. Ho capito. Ma ce n'era ancora uno, scusate qua. Boh. Mi spiace per l'altro là. Fico questa schermata. Ok, tutti senza ferite, ottimo. Nulla. The Triacus run us straight into the pirate ambush, prima.
Allow me to execute him right here and right now. This traitor must be working with them. Non sarei del tutto convinto, sei bestia. Bestia ce l'ha con il capitano perché dice che lui era d'accordo con i pirati. Però lui ha combattuto con noi, per cui direi di no. Siamo in una guerra contro i pirati, non è così strano che i pirati ci attacchino mentre siamo per strada. Non essere naive. This was no random attack. They were out for blood. It is quite unusual for pirates to attack any ship, let alone a heavily armed Roman galley. They prefer to attack lightly defended coastal towns instead. It's less risky and more profitable. Questo è vero. Let's go talk to the man. A dove è su? Ma i tizi non sono saccheggiabili, no, mi sa di no. Geminos, you steered us into a trap. What do you have to say for yourself? I had nothing to do with it, I promise. They came out of nowhere. Silence! You utter nonsense! By Mars, it is the sea! How can anyone come from nowhere? We cannot execute a man based on no evidence. Besides, we need our Triarchus to make it safely ashore. Huh. What do you say, kid? What do you think we should do? Io sono d'accordo con Gaio. Mi fa strano e in più abbiamo bisogno di lui. Gaio, se i piloti non attaccano le navi, come dici? Perché questi hanno fatto un'eccezione? We are many of us important people on our way to join the action against Lesbos. Is it not conceivable that the rebels heard of us? The kingdom of Pontus is known to sponsor pirates, to harass and weaken Rome. I do not believe we have any reason to suspect our Triarchus of colluding with them. Perché lo vuoi morto, gladiatore? We are close to our destination, and we can reach it without him. If there is a possibility that he is working with the enemy, we cannot risk to let him live. Mercy, doubt, hesitation. These are all openings that the enemy can exploit to kill you. This man's value to us is far less than the threat he may pose. No, non sono d'accordo. Perché fatto è fatto, non c'è nulla da guadagnare da facendo un'esecuzione del triarco adesso. Very well. We shall spare his life. But remember, mercy is a luxury you will not always be able to afford. Tra l'altro Giulio Cesare era uno che era sempre risparmiava sempre i suoi nemici. È molto interessante che l'abbiano messo qua. Forse, ma in questo caso non... ma in questo caso non potevamo permetterci di perdere il nostro Triarco, dobbiamo ancora raggiungere Lesbo. A wise choice, my friend. Killing the Triarchus of our ship in the middle of the sea would have been inconvenient, indeed. Thank you. If you ever again need the help of a skilled navigator, I am at your service. Rowers, up the tempo! And keep your eyes open. Non ho capito però cosa è successo con la gente qua, mi dici tipo forse qualcuno ha perso reputazione, non so. Ah ok, quando sono flancati hanno il max damage. Ah, la classe. Questa è una bella scelta. Allora, nel primo non c'eravamo. In conquista non c'eravamo, nello scorso eravamo con l'arma a due mani. Ah, oh, Princeps, armatura pesante. Beh, direi che questo possiamo scegliere al prossimo episodio, perché sono già quasi 20 minuti.
Quindi io, come al solito, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.